buonasera a tutti, grazie alla Presidente della Consulta del secondo municipio per la Patrizia e ringraziamo anche il Consiglio che ci accoglie. Io sono Maria Romano, Presidente della Consulta permanente per i problemi dei cittadini con disabilità del nuovo terzo municipio. E noi abbiamo ricevuto ovviamente la mozione del Comitato ISE, ne abbiamo parlato anche in consulta e l'abbiamo fatta presente, l'abbiamo ricordata al Presidente del Consiglio del nostro municipio. E io devo dire che come municipio, anche se non abbiamo fatto manifestazione, non abbiamo fatto abbiamo fatto presente la situazione veramente drammatica di questa nuova riforma dell'ISE. Il Consiglio del Municipio il 30 aprile del 2000, di quest'anno, ha fatto un ordine del giorno: disabilità e computo dell'ISE, revisione di PCM 159/2013 d'accesso ai servizi, dove, votata all'unanimità, ha deciso e ha chiesto al sindaco e alla giunta del comune di Roma che, qualora venga applicata la nuova riforma ISE senza la revisione a seguito della sentenza emessa dal TAR del Lazio, di determinare adeguate soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate rivolte a tutte le persone con disabilità grave e non autosufficienti, affinché esse possano continuare ad usufruire di quei servizi che sono essenziali per la loro sopravvivenza e la loro dignità di vita. Quindi il nostro municipio ha già, preso posizione a favore di tutte le persone con disabilità e non autosufficienti, chiedendo proprio al sindaco e alla giunta che, qualora dovesse rimanere tutto nella stessa condizione della riforma dell'ISE senza tenere conto della sentenza, almeno tengano conto di determinare delle soglie di accesso plausibili che possano permettere di continuare a fare i servizi. Questo credo che sia un piccolo passo da parte del nostro municipio. Poi vedremo se ci saranno manifestazioni a favore, per spingere il sindaco ad attuare queste soglie, sicuramente noi ne faremo parte. Grazie.